Eccoci qui, tornati su Final Fantasy XVI, ragazzi, ben ritrovati sul canale di De Daniele. Mi raccomando, prima di iniziare lasciate tantissimi like, a voi non costa nulla, ma per me è molto importante, e se vi va anche un commento, che all'algoritmo piace tanto. Se siete nuovi, benvenuti, iscrivetevi, attivate la campanella, così rimanete aggiornati sui contenuti che pubblico regolarmente. Dunque, oggi finalmente iniziamo un episodio senza vedere quei temibili punti esclamativi verdi, ovvero le secondarie. Quindi direi di non perdere tempo, dobbiamo andare a parlare con Otto. Ma prima diamo soltanto uno sguardo alla bacheca di Nectar e a il sussurro del patrono. Allora, non facciamo come l'altra volta che mi sono sbagliato, che sono passato. Guardate che bella luce qua, che sono passato dal balcone e poi era chiuso. Invece noi passiamo direttamente da qui. Riflettevo sul fatto che dobbiamo scoprire ancora due cose fondamentali. La prima sono quegli altari che abbiamo trovato disseminati, quelle pietre a rete che abbiamo trovato in giro per il mondo, che sono a quanto pare disattivati, e quella chiave che si trova a bordo di quella porta dei decaduti a Bosco Oscuro. Io là ci vorrei fare un saltino, sinceramente. Però magari non in questo episodio, ma dobbiamo ricordarcelo, teniamocelo a mente. Sussurro del patrono. Ok, a questo punto direi che... vabbè, però se andiamo avanti de sto passo qua, non finiamo più, ragazzi. Bobina per orchestione e ambra ci dà qua 1500 punti abilità, attenzione. Vabbè dai, prendiamoci questa. A te. La gradi... Ah, ma... Ma dai, mi sembrava strano che... Dicevo, ma è possibile che le rifacciamo così in fretta questi punti fama? Ma no, questi sono fissi. Possiamo sbloccare tutto. Ma Daniele, svegliati, svegliati. Te lo meriti. Ma svegli... Ma dai, ma dai, ragazzi, scusate. Ma come ho fatto a non rendermene conto? Mi era venuto il dubbio, ma poi presi tra le mille cose, non gli ho dato peso. Ma dai. Te lo meriti. E allora, di che stiamo a parlare? Oh, vabbè. Perfetto. Niente, raga, ogni tanto mi rincoglionisco anch'io. Figuriamoci. Allora, abbiamo preso l'ambra, questa è nuova. Una gemma di colore arancione acceso, i cui bordi sono stati consumati da anni trascorsi tra le onde. I lapidari pagano belle cifre per esemplari grandi e privi di impurità, anche se sono gli esemplari più impuri. Ad esempio, quelli che contengono insetti, lucertole e fate, che raggiungono i prezzi più elevati tra gli studiosi, gli occasionali alchimisti pazzi. Preziosa può essere venduta per ottenere ghil. Ok, quindi questo è un elemento di... Pure il frammento di cristallo. Attenzione. Allora andiamo a venderlo, Allora, vediamo la bacheca di Nectar, di che cosa si è riempita. Chiedi della caccia, no, gli abbiamo chiesto 20.000 volte. Oh, abbiamo due. Cometa infernale, questa è A, buono. E uomo in nero, B, ottimo. E lo faremo l'episodio con la caccia, ragazzi, Lo faremo molto, 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 molto presto. Allora, andiamo un attimo da Caron prima di parlare con Otto. Vendiamogli questi due materiali, visto che sono materiali che servono per ottenere tanti kill. Oh, non... niente, sono punti fama quelli, effettivamente. Non è una moneta, io l'avevo interpretato come se fosse una moneta. Quindi una volta spesa, non ce l'avevamo più, dovevamo rifarla. Ecco quella era. Invece no. Ancora vivo, Però ripeto, il dubbio mi era venuto perché vedevo che, nonostante sbloccassimo l'oggetto più caro, dopo poco vedevo che avevamo già i soldi sufficienti per sbloccare quello dopo. Quindi dicevo, è possibile che stiamo raccogliendo così tanti punti fama? E invece mi ero sbagliato io. Vabbè, amen. Allora, ambra, eccola qua, 3.200. Ottimo, frammento di cristallo, facciamo sti 4.800 perché ce ne abbiamo tre. Penso di poterlo rivendere. Poi non credo. Pelle insanguinata, cioè... Ah no, pelle insanguinata è per la grazia. No, adesso sono confuso con sangue nero. Ma scarlatina pure. Creazione, sì. Fiamma liquida.
Ok, allora se non sbaglio, qui avevamo rifornito Torna tutto. presto, Ok, quando va finirò. bene. Tanto non fa alcuna differenza. Quali canzoni ascolti? Perché se non ci abbiamo roba nuova, soltanto perché voglio togliere la spunta, ragazzi, solo per quello. Poi, oh, in endgame, ragazzi, spenderemo, scialacqueremo tutti i nostri gil per prendere tutte le bobine per l'orchestrion. Insomma, faremo del sano e giusto Possiamo completismo. fare il nostro dovere quando le colline Pul. Clive, se tu sei qui, dove diavolo sono tutti gli altri? Non dirmi che. Stanno Tranquillo. bene. È una lunga storia. Raccontagliela tu in privato, Sta registrando tutto, sì. Non conoscete proprio le mezze misure, eh? Almeno sono ancora tutti in piedi. Ora. Riguardo a questi scritti, mi spiace dirlo, Clive, ma se li avessi, ora saresti sotto a delle macerie, lo so. Però, alla fine siamo riusciti a recuperare qualche frammento dalle rovine. Li abbiamo utilizzati per mettere in piedi questo posto. Gli oggetti più personali li abbiamo dati agli eredi. E nel caso di Sid, si tratta di Mid. Andrò al laboratorio. Tale padre e tale figlia. Andiamo al laboratorio. Oddio, sapete che non mi ricordo che cacchio dovevamo fare. Scusate, non è per cattiveria, sono rincoglioni. Stando 8, gli effetti personali di Sid recuperati dal vecchio rifugio sono custoditi nel sotterraneo di Mid. Se qualcosa di utile è rimasto, si trova lì. Per quale motivo? Per completare l'Enterprise non manca che un ultimo pezzo. Sfortunatamente neanche Mid sa di cosa possa trattarsi, anche se ritiene che suo padre lo sapesse. Clive torna al rifugio per ripercorrere i passi di vecchi amici. Ok. Ci manca l'ultimo pezzettino per aiutare Mid Se con Amber e l'Enterprise. Atalos non ci Certo, hanno sono, scelto proprio questo nome, che sia credi effettivamente un che la nave di tributo alla Mid nota salverà serie Clive? TV. Sembra venire dal diario di Sid. E sembra proprio che Mid l'abbia già letto. Continuo a cercare. Cerchiamo qui. Cosa abbiamo qui? No. Le pipe di Sid. Le pipe di Sid. Non credo che i Mid serviranno. Ah no? Sono giorni che non giungono notizie da Canver. Ti prego, dimmi che Mid sta bene. Sì, sta bene. So che questo è il tuo rifugio, ma tu non dovresti essere qui. Ma perché no? L'Allen Capella è solo la prima scoperta che riusciremo a fare grazie Ah, lì. all'alambicco. Mi ricordo di questa nel solario di Sid. Forse era di Mid. Ma dentro c'è Le qualcosa. chiavi per accendere la barca. Un indovinello, Midadol. So che ti piacciono gli indovinelli, quindi penso che apprezzerai questo. Tra tutte le mie invenzioni è la migliore, quindi, volendo testarne il valore, ho ricordato il tuo lavoro, mia cara figlia, e ora lì riposa come una triglia. Dovrò lavorare sull'ultima rima, in bocca al lupo. La sua migliore invenzione. Interessante. Sid ha nascosto qualcosa nell'opera prima di Mid. Oddio, qual era l'opera prima di Qualcosa. Mid? Ah, Forse Otto saprà. beh, forse non lo sappiamo, non è una cosa in cui siamo già incappati. Forse. Hai idea di cosa sia l'opera prima di Mid? Opera? Mid è stonata come una Banshee. O intendi l'Orchestrion?
Non aveva nemmeno 11 o 12 anni quando assemblò quell'aggeggio. Fummo scioccati. Suo padre poi... Ah, quant'era fiero di quella piccola peste. Ma cosa c'entra ora quell'arnese? Forse Sid ci ha nascosto dentro qualcosa. Non mi stupisce. Quei due le cacce al tesoro nascondevano metà delle cose presenti al rifugio. E andiamo all'Orchestrion, via. Che coincidenza, c'eravamo stati poco fa. Ed era un bel po' che non lo aprivamo. Chi è quella musica? Non l'ho rotto io. Beh, nemmeno io. Cosa non avete rotto? Niente, chi ha rotto cosa? Non l'abbiamo rotto noi, l'Orchestrion. Cos'è che non funziona? È rotto! Tranne quando non lo è. Mi sembra giusto. Vedi? E voi non c'entrate niente, giusto? No, niente. Noi volevamo solo ascoltare tutte le canzoni. Allora abbiamo premuto tutti i tasti. Sì, così. Visto? E come? Forza, spostatevi. Già sa dove guardare lui. C'è qualcosa qui negli ingranaggi. Ma l'hai rotto? Vuoi aggiustarlo? No, cioè, sì. Ecco. Vediamo un po'. L'hai aggiustato! Sid l'ha aggiustato! L'ha più che aggiustato! Sì! Altra musica! Ah. Mai sentita prima questa? È partita quando ho tolto questo. Chissà cos'è. Se mai facessero un'animazione che lui c'ha in mano l'oggetto, eh? Posso dirti che è importante, però. Sid, mostrandomelo, mi disse così. Lo chiamò la sostanza di cui son fatti i sogni. Speriamo sia la sostanza di cui son fatte le navi. Sì, esatto. Vediamo se possiamo avverare qualche sogno. Beh, quindi era questo il pezzo. Si parte, si salpa, si va a Walud. Proprio i due che cercavo. Ah sì? Perso un paziente? A dire il vero, sì. Il principe se n'è andato. Se n'è andato? O meglio, si è alzato e si è allontanato sulle sue gambe. Sì, andato. Ha avuto la decenza di lasciare un messaggio a Obolus prima di requisire una delle sue scialuppe. Dobbiamo inseguirlo? No. Non siamo le sue guardie. È libero di fare quello che vuole. Ma la nostra spada è spezzata da un lato. Letto. Non è ancora guarito del tutto. Come te, d'altra parte. Otto mi ha detto del Counter. Che problema hanno i principi con l'idea di prendersi del riposo? Te lo dico quando torno. Però ci vorrà un po'. Ma cerca almeno di riguardarti. Se non funziona, cerca di sopravvivere. Più tempo perdo qui, più la miraglia si allontana.
Già ho visto, ultimo pezzo. Un piccolo ma complesso congegno meccanico creato e nascosto da Sid nella speranza che un giorno la sua intrepida figlia riuscisse a scoprirne l'utilizzo. Eccoci qua, qui abbiamo una missione che ci darà qualcosa di utile, questo con il più. Quindi questa sono contento di affrontarla, ma ce ne abbiamo anche un'altra con il più. Ma salve, un po' di Marlboro, grazie. Qui i problemi da Fabbro 3, il terzo capitolo, e Lacrime della Grazia, questa è quella che mi interessa un po' meno, ma che faremo? Mi viene da chiedermi a questo proposito, questo è l'obiettivo, ovvero fonderie vecchia Camber, create in una grotta marina naturale situata vicino ai sobborghi della vecchia Camber. Le fonderie offrono un approdo discreto per la più grande creazione di Mid. Dai, facciamo le prima andata al fabbro, facciamoci prima quella Certo. del Marlboro, dai. Non lo so, ragazzi, guarda, È un ubriaco di scorbutico che acqua. io. Boh, spero siano le ultime, perché poi dopo dobbiamo salpare per Walud, penso sia l'atto finale, presumo, ma non sono sicuro. Quindi armiamoci di un po' di pazienza e facciamoci coraggio nel pensare che comunque avremo delle belle ricompense. Qui ci sarà da sconfiggere un Marlboro, chiaramente. Sid, ricordi i fiori che ti avevo chiesto di portare al giardino? Vagamente. Qualcosa non va? Temo di sì. Le barbe di Morgan hanno messo radici, ma non germogliano quasi mai. Forse questo terreno non è adatto. Tuttavia, credo di avere la soluzione. Non vedo l'ora di sentirla. Voglio unire le barbe di Morgan ai Marlboro. Lo so, lo so. Ascoltami, ti prego. I Marlboro hanno un temperamento assai irascibile. Pare che quest'indole sia alimentata da un'abbondanza di etere ricco di nutrienti estratto dall'ambiente circostante. Credo che innestando un viticcio di Marlboro su una barba di Morgan, i corroboranti nutrienti dell'appendice potrebbero stimolare la fioritura. È un'idea, ti assicuro, dalle È Luca solide basi Sardella questo. scientifiche. Basterà un viticcio a dimostrarlo. E non ti occorre che un solo viticcio, preso da un Marlboro qualsiasi. Proprio così, un solo viticcio. Quanto al Marlboro, temo che qualsiasi non basti. Ma la fortuna ci assiste. Oh, Si torniamo alle dice paludi di che tra le Rosaria, la paludi di bonaccia. Rosaria si aggiri un esemplare fuori dal comune. Anzi, proprio di recente, sulla bacheca di caccia è apparsa una Ma richiesta in merito. dai, ma guarda che Guarda un po'. coincidenza. Beh, non intendo trattenerti, so che hai molto da fare, proprio come me. Dunque, dove è finito l'annaffiatoio? Ma ci fanno andare sulla ci fanno andare alla bacheca di caccia, dai. Dai. Eh sì. Tocca alla bacheca di caccia. Vabbè. Quindi si va a caccia di Marlboro. Oh, speriamo che se lo riaffrontiamo nello stesso luogo, che non faccia il bug del surriscaldamento. Oh my god. Speriamo di no. Però insomma, oh, ragazzi, abbiamo cantato vittoria troppo presto. Queste secondarie purtroppo ci tormentano. Sbagliato pure strada. Che dobbiamo fare? Però la bellezza di vedere una mappa completamente pulita, ma dai, è un'altra cosa, no? Cole dice che era un esercito. Via Cassio. Eccoci qua. Ho sentito dire che tuo fratello non ama le carote, Cupò. Se ogni carota di Rosaria è come quella dell'avviso appena fisso in bacheca, posso capire perché, Cupò. Eccolo qua. Grado B. Carota.
Se mai dovessi imbatterti in una carota rossa che affiora dall'acquitrino di tre canne, guardati bene dall'estrarla dal suolo paludoso. Si tratta in realtà di un ortaggio completamente diverso, ovvero di una specie esotica di molboro che fa uso di un viticcio simile a una carota al fine di attirare la sua preda per poi emergere dal terreno e inghiottire non solo boccone. Uno stratagemma crudele da parte della natura che volge a suo favore anche i periodi di magra. Acque sussurranti, rosaria. Ok. Allora, acque sussurranti di rosaria. Acquitrino tre canne. Tanto iniziamo ad andare qui. Poi vediamo se troviamo le acque sussurranti. Ma credo sia dove sta la cascata, se non ricordo male. Acque sussurranti, eccolo qua. Sta proprio qua vicino. Va bene, dai, è stato più semplice di quello. Pronta, Bella. Quello che sembrava. Corri come il vento. Guardate i cieli, come sono cambiati. Come sono cambiati. Vedova triste. Ma state buoni, state, va. Ma qui non c'eravamo mai venuti acque sussurranti. Ah, sì, sì, come no, che avevamo detto che ci sarebbe stato un nemico. Certo. Torna dai. A casa. Carota. Grado bene, carota mia. Ti vedo, già ti vedo in difficoltà. Già ti vedo in difficoltà. Potrebbe essere un molboro qualsiasi. Non ti preoccupare, Clive, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, per carità, c'ha tanti HP il nostro amichetto. Ma non è un problema. Vabbè. Diciamo che, insomma, non è che... Aia. Vai tranquillo. Sì. E poi il pugno possente si ricarica ancora più in fretta. Non sto serendo, Via, 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 via. Dai, siamo quasi a metà vita. Oh, vieni qua, maledetto. Così. Oh, oh, ma stiamo morendo qua. Maledetto. Ci hai provato, amico mio. Sta facendo male, ragazzi. Male, ragazzi, abbiamo fatto male. Più di 50.000, abbiamo fatto una combo con più di 50.000, 76.000 per la precisione. Porca miseria, che devasto, che devasto.
bello così. No, vieni qua. Ma non muori? Sta dando il tutto per tutto. Dai, basta. Arrenditi alla tua sconfitta. Ti chiudo così, ti chiudo così. Oh, col nostro pugno possente. Bene, 10.000 kill. Oh, 5.000 punti abilità, ragazzi. Pure un aumento di livello. Tentacolo Molboro, fiore del Molboro. Si dice che un Molboro fiorisca soltanto una volta ogni 30 anni e che in tale occasione il suo fiore emetta un tale fetore che mosche, insetti, avvoltoi e altri saprofagi ne vengano attirati da miglia di distanza. Questo garantisce l'impollinazione del fiore e poi il Molboro divora tutte le creature attirate in seguito. Si ottiene sconfiggendo Carota. Questi tentacoli attaccati al corpo di Molboro sul lato inferiore vengono utilizzati principalmente per muoversi. Tuttavia, in caso di necessità, possono anche fungere da radici temporanee assorbendo energie eteriche dal terreno. Questo era proprio fuori dal comune. Adesso devo riportare indietro qui. Sì, lo sappiamo, Clive. Vediamo cosa ci dà, perché questa è una missione con il più. Ci darà una sacca ulteriore per le pozioni? Può darsi, eh? No, siamo da qua. Madonna, certo che qua a zona l'hanno messa proprio scomoda, eh? Potevano farci una sorta di teletrasporto, almeno all'interno del rifugio. Dio santo. Ogni volta tocca fare tutta sta tiritera. Ecco. È un ubriacone scorbutico che ha... Mi prude la spalla. Oppure potevano farci una scorciatoia dall'altro lato. Sid, non posso fare a meno di notare che la tua borsa... C'è una sorpresa per te, amico mio. Impeto. Ecco, ora è un problema tuo. Che incredibile esemplare. Le carni palpitano dal vigore. Se davvero riuscirò a innestarlo sulle barbe di Morgan. Anzi, quando riuscirò a innestarlo sulle barbe di Morgan, credo proprio che il risultato sarà immediato. Inizio subito. Ah, assistiamo al miracolo. Quanto tempo dopo? Proprio come speravo. Guarda, le barbe di Morgan hanno attecchito sul terreno corrotto e germogliano con un vigore mai visto prima. Non ho motivo di dubitare che un tale innesto saprà produrre risultati simili anche con altri esemplari. Lieto di esserti stato d'aiuto. Non ci hai solo aiutato, Sid. Tu ci hai salvato. Ricordi l'estratto che ti ho fornito l'altra volta? Ho provveduto a farne dell'altro, ma questa volta usando i petali delle barbe di Morgan rinvigorite. E devi credermi, l'efficacia è... Curano di più le pozioni. Accetta questa fiala come ringraziamento per il tuo aiuto. Il resto lo darò a Taria. Bene. Altri 45 punti fama. Estratto di barba di Morgan rinvigorito è necessario per aumentare la potenza degli oggetti consumabili. Se aggiungere l'estratto di petali di barba di Morgan a pozioni curative rafforzanti ne aumenta la potenza, figuriamoci cosa succederebbe se si aggiungesse l'estratto di petali di barba di Morgan potenziato ulteriormente con il vigore di un Molboro. Ok. Hai ottenuto una fiala di estratto di barba di Morgan rinvigorito che aumenta ulteriormente l'efficacia di molti oggetti consumabili. Sia le pozioni potenti ripristinano ancora più PV, così come gli infusi rafforzanti per di pietra e cuor di leone hanno durata ancora maggiore. Ottimo! Ma lo possiamo vedere proprio... Abbiamo una percentuale. Pozione.
Ripristina immediatamente 28% dei PV, 56% dei PV, ottimo. Buono, buono, anche se gli infusi non li stiamo neanche usando, ragazzi. Magari con Odino, servirà. Allora, adesso andiamo a fare la missioncina di Blackthorn. Problemi di Fabbro 3. Ci sarà sempre il suo amico, il tizio con la voce... con la voce da, il tizio anziano con la voce da bambino. Chissà. Cole dice che era un esercito. Via Cash. Ehi, Clive. Eccolo. Blackthorn mi ha detto che l'hai aiutato di nuovo. Grazie. A proposito, a dire il vero sono un po'... preoccupato per lui. E vuoi un consiglio? Ho paura di sì. La cosa è bizzarra stavolta, ma ho salvato un nobile mentre ero in missione e per ringraziarmi mi ha dato un anello molto vistoso. Io ovviamente l'ho mostrato a Blackthorn credendogli sarebbe piaciuto. E invece è impallidito ed è rimasto zitto come uno jaguaro. Per quanto mi sforzi, proprio non capisco cosa possa averlo sconvolto a tal punto. E... dato che Blackthorn con te tende ad aprirsi, ho pensato che magari... lo chiameremo Blackthorn l'invidioso. Ti avrei parlato io. Beh, in effetti non ha senso lasciarlo nel suo brodo. Grazie, Clive. Gli farò visita non appena avrò un momento. Bene, ci vediamo alla forgia allora. Passa pure quando sei pronto. Subito passo, amico mio. Passo immediatamente. Voi state facendo tutte le missioni secondarie? State facendo completismo oppure vi dedicate semplicemente alle attività necessarie? Fatemelo sapere nei commenti, ragazzi. Sono curioso. Per la miseria, Clive. Non di nuovo. Lo dico pure io, amico mio. Non hai di meglio da fare con il tuo tempo. In realtà sì. Devo ancora capirlo. August dice che ti ha mostrato un anello e che vederlo ti ha chiaramente turbato. Ti andrebbe di dirci perché? Sento che qui andiamo verso Dalinil sempre. Tenerlo per te non sarà utile a nessuno. Se non è per l'anello, ma per qualcosa che ho detto, ti chiedo scusa. Era per l'anello. Contento? Ha rievocato brutti ricordi. Tutto qui. Ricordi che preferirei dimenticare. Ricordi di cosa? Abbiamo tutti qualche scheletro nell'armadio, Blackthorn. A volte però aiuta a parlarne un po'. E a volte invece no. È così difficile da capire? Non fare così. Va bene. Già convinto. Se poi vi levate di torno, l'anello che mi hai mostrato è opera di Zoltan. Studiavamo insieme ai tempi. Non mi hai mai parlato di lui. Perché dovrei? Non lo vedo da decenni e l'ultima volta siamo quasi venuti alle mani. L'anello ha riportato tutto a galla. Ho capito che era suo non appena l'ho visto. Ed è migliorato il bastardo più di quanto pensassi. Quell'affare è un capolavoro. Sì, era un bell'anello. Magari di un certo valore. Ma che ti importa? Mi importa perché cesellare il metallo è un incubo. E non ho idea di come diavolo abbia fatto. Il fatto è che... io non saprei fare niente di così dettagliato. E allora? Sei un armaiolo, non un orafo. Sono il maestro artigiano del rifugio. Non tiro a campare nella forgia di un villaggio sperduto. Le mie armature vi proteggono e con le mie spade siete letali. Per quanto mi riguarda, ogni mio colpo di martello è un colpo a favore della causa. Per questo metto anima e corpo nel mio lavoro. Perché gli spezza maledizioni meritano solo il meglio. E mi rifiuto di farmi surclassare da gente come Zoltan. Molto bene. Perché non andiamo a trovarlo, a scoprire il suo segreto? Dubito che sarà felice di vedermi. Allora per stavolta... accetta di non essere il migliore.
Metti da parte l'orgoglio e concentra l'energia sul tuo compito. Armare ed equipaggiare gli spezza maledizioni. Non avrò nulla da ridire se continuerai a farlo. Ma se non ci riuscirai, sì, perché la faccenda bambini, però. Allora dobbiamo occuparcene. Allora, Blackthorn, lo sai che ha ragione. E di certo non ci andrai da solo. D'accordo. Fantastico. Allora, dove pensi che sia il vecchio? Com'era? Zoltan, giusto? A Dravost, il mio vecchio villaggio. Dubito si sia mosso. È il capo. Dravost, eh? Mi dice qualcosa. Non è lontano non da Tavor, ci siamo andati vero? Allora ancora. Poco a nord dei campi di Corava. Sentito, Clive. Troviamoci a Dravost appena puoi, d'accordo? E farò in modo che Blackthorn non ci ripensi. Buona fortuna. Ci vediamo lì. Ma possiamo andare insieme? Perché ci dobbiamo vedere lì? O devo partire da solo, vanno a Dravost. Va bene. Qui. Da questo lato, molto bene. Anche qua ci abbiamo da vedere altra roba, ragazzi, pure, eh. Stiamo attenti. Stiamo attenti. Ambrosia qui non può aiutarmi. Ma dopo quell'arco, sicuramente sì. Le città neanche sotto assedio. Abbiamo visto apparire finalmente. Materializzata così. Sì, state buoni, ragazzi, state buoni. Cagnolini. Qua non siamo mai venuti, possibile non siamo mai venuti qua. Pure gli sgherri, se vabbè. Non ho tempo per voi, mi dispiace. Oh, l'obelisco. Torna ottimo. A casa. Ti hanno già cacciato? No, il simpaticone non fa passare nessuno. Perché è chiuso? Ordini del capo. Nessuno entra senza il suo permesso. Ma non vi avrei fatti entrare comunque. Non mi piacete. Ma guarda questo. Consiglio di tornare a casa. È quello che cerco di fare, imbecille. Non sei cambiato affatto, Snotty? No. Non ci credo. Blackthorn. Da quanto tempo, eh? Che cosa diavolo ci fai qui? Beh, doveva essere una sorpresa, ma visto che me l'hai chiesto... Sono qui per vedere Zoltan, razza di idiota. Ora facci passare. Sì, va bene. Ma... Non iniziare a litigare con il capo. Basta poco, che c'è? Che non colpirò io per primo. Che dici, può bastare? Entrate. Molte grazie. I cisterni, Silos. Quindi questa è Dravost. Non c'è molta vita, eh? È un paese di fabbri. Da ragazzino dovevo urlare perché mi sentissero nel clangore di incudini e martelli. Clangore? Che termine desueto. Clive, tu ci sai fare con le persone. Parla tu con Zoltan. Ehi,
Non vorrei mica tirarti indietro. Non corre buon sangue tra me e il capovillaggio. Ma se qualcuno prepara il terreno, farò la mia parte. D'accordo. Vedrò che posso fare. Ti ringrazio. Sarà alla forgia sulla collina. Era del nostro maestro. L'avrà ereditata dopo la mia partenza. Forgia sulla collina. Buona fortuna. Ne avrei bisogno. Vediamo anche come è caratterizzato questo Zoltan, eh. Ah, ma c'è anche una strada che si ricollegherà qui al deserto del Belcroe meridionale. Beh, ragazzi, che dire? Ma qua ci sta, sì, un mercante. Che ci offri? Guarda ciò che ho da vendere. Ahie, queste bobine. Ecco a te. Grazie. Oh, io me li prendo sti due elisir, va. Ma certo. Ci riteniamo per la battaglia con Odino, sì, per Odino. Allora, facciamoci un girettino qui a Drobsvnesvaz. Ehi, cagnetto bello. Mamma, perché papà non è ancora tornato? È andato a prendere le sigarette, figliolo. Tornerà, vedrai. Ma da dietro ho visto qualche cosa, sbaglio? No, sbaglio. Ok, qua siamo vicino all'obiettivo. Lo so che vi sta venendo un mal di testa, ragazzi. Avete anche ragione. Però cercavo questo. 15 pizzichi di cenere magica. Che bella la l'etere, che spunta dall'obelisco. Fino a che non si tramuta in Akashic. Più calore, cazzo! Quelle fiamme non sciolgono nemmeno il burro, figurati il ferro! Scusa per l'intrusione. Sto cercando il capo. Allora l'hai trovato. Piacere di conoscerti. Lo credo bene. I cancelli sempre chiusi, ti ho detto. Bel lavoro, Snotty. Qui non sei il benvenuto. Vattene. Prima che si metta male. Blackthorn è qui. Che cosa hai detto? Ha fatto molta strada per vederti. Ah. Sì, davvero. Sta aspettando giù ai cancelli. Allora ti consiglio di portarlo con te mentre esci. Non eravate apprendisti insieme? E anche se fosse. Cazzo! Così non va! Le fiamme di questi portatori sono davvero inutili! Se non troviamo nuovi cristalli, non riusciremo mai a far funzionare bene le forge. Li stiamo a far sparire noi, in realtà. Sono molto occupato, come vedi. Quindi fammi il favore e vattene. Oh, e se non riesci a trovare l'uscita, basta chiedere a Blackthorn. Quell'idiota sa esattamente dove si trova. Qui non è il benvenuto. E nemmeno tu. Va bene. Me ne vado. Vi prego, capo, dovete fare qualcosa. E questo passo saremo rovinati. Me ne vado, ma berubo un po' di pelli, va bene? Mamma, perché papà? Ma se non possiamo accendere le forge, come guadagneremo da vivere? Chiudila! Fammi indovinare. Zoltan ti ha cacciato via. Come favore personale, sì. Ma se non altro non ci ha girato intorno. Non ci sarà modo di convincerlo dopo ciò che ho fatto. Ah, ecco. E di cosa si tratta? Ci serve saperlo se dobbiamo aiutarti. Perché hai tutti contro? Lasciai Dravost, Zoltan, tutte le responsabilità ereditate dal nostro maestro morente. Tutto. Ci sono due tipi di fabbri a questo mondo. Quelli come me che lo fanno per amore dell'arte.
che lavorano notte e giorno su un singolo pezzo finché non è perfetto, e quelli che lo fanno per altre ragioni. Quelli come Zoltan, dal lavoro rapido ma scadente. Quei fabbri che fanno centinaia di spade e tirano su un profitto che dividono solo con se stessi. Non c'era un solo giorno che non ci prendessimo per il collo. E a poco, la gente iniziò a schierarsi. Presto Dravosd si sarebbe spaccata in due. Così me ne andai. Non eri tenuto a farlo. Zoltan era tagliato più di me per fare il capo. Il suo modo di fare dava alla gente di che cibarsi. Dravosd prosperò senza di me e i miei nobili ideali tra i piedi. Finché i cristalli hanno tenuto. Senza la magia ad alimentare le fornaci, questo posto è bello che è morto. Non solo se n'è andato, ha anche aiutato uno che ha voluto distruggere tutti i cristalli. Per accendere il fuoco. Top. Nelle terre morte ci siamo riusciti. Grazie all'ingegno di Sid, certo. Aveva previsto tutto. Sapeva che i cristalli sono il problema e non la soluzione. E ha dedicato... Però hai capito che voglio dire. Quando c'è la volontà, un modo si trova. Quel che cerco di dire è che non è colpa tua. Non potevi aspettartelo. Non conta di chi è la colpa. Non voglio essere il più grande fabbro al mondo solo perché sono l'ultimo rimasto. Clive. Dravosd non resisterà senza fornaci. Perciò... Non credi che sia il momento di mostrare al mondo i mantici di Sid? Per come la vedo io, sta a te decidere. Aspetta, Blackthorn. Sid li ha creati per noi. Ci danno un vantaggio sugli altri. E tu vorresti gettarlo via. Va bene. Fallo. Questo posto era casa tua. Non l'abbandonerò al suo destino. Le creazioni di Sid non servono a prendere polvere. Era questione di tempo, prima che le condividessimo. Che questo sia un altro passo sulla strada per liberare Valistea dal gioco dei cristalli. Dravosd mostrerà al mondo che è possibile. Non trovi anche tu, August? Se la metti così... Certo. Sembrava di sentire la voce di Sid dall'altro mondo. Grazie, Clive. Vado a prendere i progetti, allora? Li conosco a memoria. Però mi servirà una mano. Non si può costruire una fornace da soli. Facci un favore, raduna chiunque sia in grado di portare uno o due mattoni. Ti va, August? D'accordo. Ho un lavoro anche per te, Clive. Trovami della pelle di salamandra. Mi serve della pelle per i mantici, solo quella resiste al calore. Fortunatamente, le salamandre si aggirano per i campi di Korava. È ora di andare a caccia, dunque. Bene, 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 bene. Ah, proprio qui. Però mi fate fare una cosa prima. Tanto già che ci siamo, ragazzi. Vi ho fatto 30, facciamo 31. Ormai è andata così. Quindi io vorrei vedere se si collega la situazione qui. Mi spiace, ma se non potete più fondere in... Sti binari che un po'. Senso ha estrarre questa roba? Non ci farà mai andare lì, presumo, no? Vabbè, qua si è collegata tutta la situazione. Solo minatori. Non vogliamo che inciampi da qualche parte. Ah, però fatemi vedere questa strada che potrebbe essere chiusa, che è la strada che avevamo visto dall'altro lato e che c'erano degli oggetti da recuperare. Vediamo se è questa o se mi ricordo male oppure se era un'altra strada. Ma questa sembra aperta. Oh, salamandra. Ma va bene quella? Mannaggia, no. Facciamo così, chiaramente. Non è che mi rimetto a fare tutta la strada. Allora, andiamo da sta salamandra, va. Pronta, bella? Più veloce! Jaguaro là c'è. Non facciamoci vedere. Stava andando proprio in direzione sua. Guarda, vabbè.
Non ho tempo per te. Sì, corna lunghe. Madonna, ma sta valle è devastante. Si potrebbe utilizzare per farmare un pochino, ma come abbiamo detto non serve a tanto farmare, quindi. Eccola là. Facciamo in fretta, d'accordo? In frettissima, direi. L'abbiamo proprio devastato, ragazzi. Solo io e Torga siamo, non c'è sta più nessuno con noi. Ci fosse stato Joshua, qualcuno che mi facesse un po' di danno. No! Ma è quasi rotto, eh? Beccate questo. Ah. Ma c'è sta pelle. Yes. Penso sia abbastanza. La pelle ce l'abbiamo, caro Blackthorn. Che stanno facendo? Non so, problemi a trovare la pelle? No. Niente di insormontabile. Così dovrebbe bastare. Bene, allora mettiamo al lavoro questi balordi. Se ognuno farà la sua parte, finiremo in un baleno. Che mi prenda un colpo! Non pensavo avrebbe funzionato! Ma è abbastanza calda, senza nemmeno un cristallo! Lo sai cosa significa, non è vero? Certo che lo so! Dravos de Salva! Scusami per prima. Mi rimangio tutto quello che ho detto. La fornace che ci hai costruito è una vera meraviglia. Hai salvato il villaggio. Dovresti ringraziare Blackthorn. Ha supervisionato la costruzione. Dagli questo, per favore. Che cos'è? Carbon fossile. Dopo che se ne andò, passai anni cercando di sfruttare al massimo le forge. E quella fu la risposta. Gettalo nel fuoco e la forgia brucerà di più e più a lungo. L'acciaio sarà tutta un'altra cosa. Il nostro segreto in cambio del tuo, mi sembra giusto. Ho sempre invidiato Blackthorn. Da quando sono diventato capo, ho cercato con ogni mezzo di essere all'altezza del bastardo. Ma nonostante le notti passate sull'incudine, non riuscirò mai a eguagliarlo. È un genio. Semplice. E Dravost ha bisogno. Aspetta, caro. Prima serve a me e poi ve lo do. Se n'è andato con tutto il suo talento. Bravo. È libero. E poi ti chiedi perché lo odio. Dovresti dargli tu il carbon fossile. Prima dovrei perdonarlo. E questo non succederà mai. Dai, su. Pensa al buon Gesù. Beh, sai come si dice. Oriflam non è stata costruita in un giorno. Ma è venuta giù in un giorno.
specialmente se si tratta di due vecchi che da tempo si odiano. Ma l'importante è che Blackthorn abbia di nuovo quel bagliore negli occhi, e quello sì che è un ottimo lavoro. Proprio così. Sicuramente avrà da fare per un bel po', perché non parti senza di noi? Mi assicurerò io che quel vecchio idiota torni a casa sano e salvo. Fatelo entrambi. Fino ad allora terrò io il carbon fossile. D'accordo. Per lui sarà proprio una bella sorpresa. Ah, il rifugio lo devo consegnare. E mo che ce crei? Ci dà un bell'anello fighissimo che ci dà un'abilità incredibile? Caro il mio vecchio Blackthorn. Signori, vedo che siete tornati tutti interi. Sì, beh, non volevamo trattenerci più del dovuto. Tutto il villaggio si è dato da fare con i mantici alla tua partenza. Tutti tranne Zoltan, si intende. Di lui neanche l'ombra. Ah, ora che ci penso, ho qualcosa per te. Carbon fossile, come l'hai avuto? E voleva davvero che l'avessi io. È così. Non l'ha detto, ma credo che voglia perdonarti. Pensa un po'. Ehi, sai che non potrei mai andarmene da qui, vero? Ma guarda, quando indossate una corazza, tu e gli spezza maledizioni mi affidate la vostra vita. Bene. Non c'è onore più grande per un fabbro. Poi sei libero. Non tornerò da Zoltan strisciando per chiedere il suo perdono, ma farò buon uso del suo carbone. E se aiuterà a salvare anche solo una vita, allora avrà la mia gratitudine. Come hai detto che mi ha definito? Eh? Un genio. E avrebbe passato lunghe notti a cercare di copiarmi, eh? Sarà meglio che mi rimetta al lavoro. Ho una reputazione da difendere. È bello rivederti in forma, Blackthorn. Non so davvero come fate a sopportarmi alle volte. Ma me lo chiedo anch'io, Blackthorn. Sono grato. Sono d'accordo con te. Ora, dove ero rimasto? Ah, sì. Devo rimettere Zoltan al suo posto. Non ho il cuore di dirgli quanto siano simili. Razza di testoni. Un po' di sana competizione gli farà bene. Non hai tutti i torti. Eppure è un peccato che lui e Zoltan non si lasciano tutto alle spalle. Ma chi se ne frega, August. Blackthorn è contento, per quanto gli sia possibile. Eviterò di farmelo bastare. Fatelo basta. Voglio la mia ricompensa speciale. Eccolo. Progetto per Uroboro. Uno schema che illustra i passi necessari a creare la cintura per antonomasia. Necessario per creare la cintura di Uroboro. A cosa devo questo onore? Allora, che ti serve? C'è pure l'Excalibur, se vi ricordate, da... la cintura di Uroboro. Lo ricalco, l'avevamo già visto, che non sappiamo dove trovarlo. Uroboro, e così la fine nutrirà un nuovo inizio. Decorata con l'antico simbolo del divoratore di mondi, ora che l'hai trovata, la tua ricerca per la cintura perfetta si è conclusa, o forse è appena iniziata. Il divoratore di mondi. Ragazzi, io sto pensando una cosa. Che prima, chiaramente, di affrontare... Io non so se quest'ultimo viaggio sulla nave di Mid ci porterà in una sezione che è la conclusione del titolo. Perché in realtà, allora, in quel caso, prima vorrei fare due cose. La lettura dei tomi, finale, diciamo, tra virgolette. E tutta la bagaga di caccia. Così che recuperiamo anche i materiali per crearci, l'estetica definitiva, cioè estetica tra virgolette, perché poi non si vedono effettivamente, però diciamo per i potenziamenti
definitivi. Ecco qua pure questo. Infatti è questo ricalco. Questo ricalco non ho capito dove cacchio lo troviamo. Non sono riuscito a capirla sta cosa. Ciao. Vabbè. Comunque, ciao. Innanzitutto pure qua si può entrare e dobbiamo capire come fare. E niente, vabbè ragazzi, c'è, facciamoci quest'ultima missione secondaria. Vediamo di che si tratta. E poi cerchiamo di capire. Voglio provare a selezionare appunto la missione principale sulla mappa e vedere se esce la scritta. Vi ricordate come Oriflammo? Oriflammo diceva stiamo per attraversare un punto cruciale della missione, quindi assicurati di aver fatto tutto quello che dovevi fare. Se così fosse, allora facciamo quegli episodi che dicevo. Non può con... Gloria Rodriguez. Eccoti. Arrivi al momento giusto. Che succede? Taria si ammazzerà di lavoro di questo passo. Dall'arrivo dell'ultimo paziente ha rifiutato di fermarsi anche solo per un istante. Le ho proposto di sostituirla, ma non vuole starmi a sentire. Clive, sono giorni che non lascia l'infermeria. Si sta spingendo troppo oltre. E se non riposerà, puoi parlarci tu. Ordinale di ritirarsi se è necessario, perché di questo passo temo che a breve il rifugio dovrà fare a meno del suo miglior medico. Mi guarderei bene dall'ordinare a Taria alcunché, ma le parlerò. Ah, grazie. Spero che avrai miglior fortuna di me. Taria, riposati. Basta, fine missione. Taria, Rodriguez è preoccupato per te. E se quel che dice è vero, lo sono anch'io. Ammiriamo tutti il tuo impegno. Ma dovresti riposare. Lo farò, a suo tempo. Fino ad allora, rimarrò qui. Credo che glielo dobbiamo. Chi è? Una persona del mio passato. E non merita di morire da solo. Non ci vorrà molto. La maledizione dei cristalli ha quasi finito il suo lavoro. Se avessi delle lacrime, faciliterei il suo trapasso. Ma senza quelle, non ho nulla che possa alleviare l'agonia delle ultime ore. Come lo aiuterebbero delle lacrime? Non le mie lacrime. Le lacrime della grazia. Elysia. L'unica cosa forte abbastanza. Taria, non vorrai... Davvero? Deve esserci qualcosa che possiamo fare per lui. A volte non c'è atto di pietà più grande di una morte serena. Farai bene a ricordarlo, Rodriguez. Io... Sì, lo farò. Abbiamo tutti gli ingredienti per l'Elysia, tranne uno. Deve essere fresco, però. Ecco perché non ne abbiamo quasi mai. Preparerò io la dose, se mi porterai quello che manca. Dimmi cosa ti serve. C'è un tipo di ragno velenoso che vive nelle foreste di Norvent, vicino al passo di Lobert. Portami uno dei suoi occhi. Conservalo come meglio puoi, ma cerca di non toccarne le lacrime. Farò sì che gli altri ingredienti siano pronti al tuo ritorno. Grazie, Clive. Non lo dimenticherò. Bene. Microtteri. Ecco qua. Ah, qui tocca sempre andare a sti pizzi. Che pizza pure alla perduta con ste strade. Ma qua è pieno di Akashic ancora. Ah sì, perché il villaggio qua era stato abbandonato. Guardate che bello questo scorcio. Il villaggio sì, è stato abbandonato. Si sono spostati come si chiama quella zona? Orabel, colline di Orabel, una cosa del genere.
È inutile chiamare Ambrosio ora. Ma come è inutile chiamare Ambrosio? Maledizione. Non qui. Ah, qua sì. Pronta, bella? Via, 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 via. Ah, i goblin. The goblins. Non rinuncio ai due kill per voi. Eccolo. Rodriguez poteva dire che i ragni sarebbero stati enormi. Ma non ti preoccupare. Oh, livello 35 comunque, eh. E sono pure belli resistenti. Hai capito, eh? Sai cosa? Vabbè, io la faccio allora, dai, facciamo un bel danno ad aria. Sta giù. Ma dai, ma che è sta zozzeria? Ma che è sta zozzeria? Ci siamo allontanati già. Occhi di ragno. Cole dice che era un esercito. Ecco a te gli occhi. Grazie al cielo sei tornato. Taria sembra sul punto di crollare. È questo che ti serviva? Sì, esatto. Grazie, Clive. Vorrei non dover usare l'Elysia, ma... Taria ha ragione. A volte non abbiamo altra scelta. Una sola dose allevia anche il dolore più atroce, insieme a ogni altra sensazione. Sarà anche una morte dolce, ma è pur sempre morte. Vorrei ci fosse un altro modo. Oddio, il discorso finale. Come ti senti? Leggero, mia cara. Come tra le onde. Bene. Rilassati. Lascia che le onde ti portino in un posto migliore. Grazie, Taria. Sono... fiero di te. È morto. Grazie, Rodriguez. Grazie, Clive. Io gli farò avere una degna sepoltura. L'uomo che hai aiutato fu il mio mentore. Nelle isole del sud, tra le prime linee di una guerra insensata.
Ero ancora una bambina quando mi portarono in un accampamento per curare i feriti con il mio dono. Ma in quelle terre corrotte ero quasi inutile. Finché lui non mi insegnò la vera arte medica, si intende. Un'arte senza la quale saremmo persi. Le lacrime furono il suo dono a tutti i portatori. Un sollievo per gli ultimi momenti della maledizione. È un atto di pietà che Sid avrebbe approvato. Sai bene quanto me come sia la vita di un portatore soldato, trascinato da una battaglia all'altra, senza mai sapere quale sarà l'ultima. Forse a un comandante non importa nulla dei suoi portatori, ma il dono del mio inquadratura di sta scrivania ha regalato ai moribondi un istante di tranquillità prima della fine. Non ho più lacrime per piangere, Clive. Ho visto troppi amici andarsene così. Qualcosa deve cambiare. E dobbiamo essere noi a cambiarlo. Lo faremo. Te lo prometto. Lo spero proprio. Allora, diciamo che l'arco narrativo di Blackthorn dovrebbe essere concluso. Così come l'arco narrativo di Taria. Così come quello di Otto. Mi fa ben sperare la cosa. La cosa mi fa ben sperare. Allora, Desiree c'ha qualcosa per noi. Benvenuto al sussurro del patrono. Oh, 1360. Talismano della manifestazione. Insieme a questa lettera troverete un oggetto tipico di fattura sublime, per il quale non vi chiedo alcun compenso o ringraziamento, che possa servire a ricordarvi di chi vi è più leale. Te lo meriti. Bene, fa pure. Scusa. Con gli occhi che brillavano e la sua lama, che era un'estensione stessa del braccio, non provava alcuna fatica. L'uomo era scomparso. Al suo posto Lacon riversò su di noi la morte. Testimonianza diretta dell'assedio di Stonir. Aumenta di 30% la durata degli infusi cuor di leone. Abilità 5140 punti, ragazzi. Mamma mia, la roba che c'è da fare. Pugno possente. Un pugno possente ancora più possente lo farei. Ma questo non mi ispira proprio. Pur vero che ci abbiamo ancora qua delle cose tu Ifrit da... Ma sto combustione ci aveva dato un po' di sentore, di una cosa figa, ma... Si potrebbe migliorare pure questa, Fiamme della Rinascita, che è ancora scarsetta. Però ci aiuta nella vacillazione. No, questa non ci piace. Anche se in realtà questo secondo me è potente. Possiamo pure padroneggiarlo il pugno possente per 1000. Sapete che vi dico? Ma io lo faccio proprio. Io lo faccio proprio. Potenzio pure questo. Ce ne sono rimasti 1000. Va bene così. Allora ragazzi, prima di salutarci vediamo un po'. Facciamo l'incipit alle fonderie. Ok, non ci ha dato quella scritta come per Oriflam.
Clive! Mio padre aveva capito! Sarebbe fiero di te. I suoi scritti sono stati utili, ma il merito è tuo. Li prenderemo? Line Harrier è una delle navi più grandi e veloci mai costruite. E in più naviga con il vento in poppa. Una nave qualsiasi non riuscirebbe mai a starle dietro, figurati prenderla. Ma questa nave è diversa. Questa è l'Enterprise! E il motore di mio padre è qualcosa di mai visto prima. Sì, puoi dirlo forte. Clive, che cosa sai di Barnabas Talmra? Che ci ha fatto un culo grosso come un secchio l'ultima volta. Che cantano i bardi. Che sbarcò a Cineria dalle terre meridionali. Che fu la sua maestria con la spada a valergli il trono. E che la spada, quella di Odino, può recidere persino i fili della creazione. Ma tu non essere preoccupato per lo scontro. Faremo di tutto per sopravvivere. Faremo di tutto. La luce! Credevo che qui fossimo ben nascosti! Mid! Intrusi! Eh? Noi cercheremo di trattenerli! Ma sbrigati! Ah, merda! Equipaggio! Ai vostri posti! Siete tutti con me? Ah, che belli Akashic! Arrivano! Capirai, famo un ciclone e le buttati via tutti. Che deve fa? Guadagniamo più tempo possibile per me! Oh, l'ho fatto, non serviva a niente, eh. Abbiamo potenziato. Vediamo un po' se effettivamente. Bello! Come andiamo, Mid? Non avevi detto che la nave era veloce? Potenziato parecchio. Guarda Joshua come va la grande. Chiaramente dopo arriveranno quelli forti, no? Quelli più grossi. Hanno messo in fila. Che volevi fare tu? Ora ti faccio vedere che puoi fare, eh. Quante cose al mondo puoi fare, costruire e inventare. Pure il pugno potente abbiamo potenziato, eh. L'avevo schivato, però. Dai. Te lo faccio. Molto scenico sto fiamme della rinascita. Mi piacerebbe qualcosina di più.
Ah. Beh, è stato semplice. D'accordo, gentaglia! Salite a bordo! È pronta a partire! Sentito il capitano? Clive! Pensavo che fosse... Accidenti. Allora è come temevo. Sleipnir. Scusa? Non è umano. È stato creato da Odino. Sì. Per le chiappe ardenti della Fenice, non avete nemici normali? Stiamo così? Per un altro giro? Certo che sì. Ma a sto punto trasformatevi in Aegon, tirate fuori i Ifrit e la Fenice e fateli fuori. Guarda lui, guarda Byron. Non importa, la cosa importante è che volino teste. Mid, cambio di programma. Tu parti, noi ti seguiamo. Seguirmi? Come, a nuoto? Ah, al diavolo, levate l'ancora. Motori al minimo! Certo, se lui ci ha messo in difficoltà noi, come può combattere zio Byron, Gav e compagnia bella? Attenzione, amici. I Jedi non sono esseri fatti di carne e sangue. Non sarà così facile farli cadere. Accadranno con me. Ah, vabbè, diciamo che sono proiezioni molto deboli. E per fortuna ne ho portata una! Fuori! Per quanto dovremo continuare ancora? Finché sarà necessario. Oppure hai un'idea migliore? Ho già ucciso almeno 5 di quei bastardi. Questi continuano a venire. Fate morire Gab, eh? Mia madre, oh, che è? Matrix. Fine l'elica e muore. E Tepe è sfuggita così, come se fosse missione completata. Buono, 350 punti di abilità ci piacciono. Ora Mid! Bene, motori al massimo! Che al massimo che stiamo appesi con Mignolo.
Wow. Stretto di Naldia. Neriar, questa è la nave di Barnabas. Momento Black Flag. Jill, giusto, me l'ho dimenticata Jill. Barnabas Talmer. Cosa vuoi? Hai combinato un bel disastro. E senza alcuna ragione. Sei il mio dono per Mythos. Non oserei mai rovinarti. Città libere di Camber. Enterprise. Ora tornate ai vostri posti! Ogni secondo perso qui ci allontana di un'altra lega dal galeone! Mead non ha un motore di scorta, ho ragione? Da quando sei tornato dall'aldilà, la buona sorte mi ha lasciato. Sei assolutamente certo di questa tua missione, Clive? I tuoi avversari sono tanto numerosi quanto terribili. Già, ci vogliono far vivere e morire a modo loro. Il che risponde alla tua domanda. Hai lo stesso sguardo cocciuto che aveva tuo padre quando si metteva in testa qualcosa. Sul campo di battaglia io non sono altro che un'ascia. Letale, certo, ma pur sempre comunque un'ascia. A te ne serviranno almeno un migliaio. E credo che il mio vecchio amico di Randellà potrà darci una mano. Riguardati, Clive. Ho ancora molte storie da raccontarti sulle gesta di tuo padre. E non saprei come raccontartele se dovessi morire. Di nuovo. Buona fortuna, zio. E che tu abbia i venti a favore. In quanto a te, Joshua, sta attento. Farò del mio meglio, zio. A presto, nipoti miei. Quando ci rivedremo avrò un esercito al mio fianco. Fantastico. Saluti. Un po' scomodino. Beh, direi che non possiamo sfigurare, sbaglio? Se lo rinfaccerebbe per sempre. Dion. Sponde gemelle, sacro impero di Sunbreak. Grigor, abbia pietà. Questo. Che cosa ho fatto?
Lord. Ok. Non possiamo più andare da nessuna parte se non qui. Stretto di Naldia. Mare aperto, benedetto da correnti deboli e acque calde, lo stretto permette di raggiungere velocemente il dominio, Oriflame e Stonehearth senza dover attraversare i ben più pericolosi mari esterni. Qua c'è sta una sorta di fossa delle Marianne. Vabbè, dobbiamo per forza andare qua. Vorrei chiudere l'episodio, ma non ci riesco. Perché stiamo guardando un bel film. Enterprise. Siamo ancora lontani da Walud, ma ogni nave diretta a nord passerà vicino a Zemeckis per lo stretto. Manteniamo la rotta verso nord-nord-est e acciufferemo il galeone nero prima che risparisca. Cosa gli impedisce di aggirare Cineria da sud? Con questi venti e queste acque, impiegherebbero una vita per raggiungere Stonehearth. Mid sa bene di cosa parla, Clive. Sicuramente molto più di noi altri. Io dico di darle ascolto. Vele all'orizzonte! Ora è nostro! Avanti tutte, ragazzi, forza! E non lasciate a secco i forni! Agli ordini! Lo senti, Jill? Ai posti di combattimento! Vi prego, questa cosa... Voglio andare avanti, voglio guardare, ma... Non posso fare un episodio di 3 ore. Fatemi salvare. Fatemi salvare, voglio godermela con calma nel prossimo episodio tutta questa situazione che si sta creando. La via e l'altro lo segue. Il legame di consapevolezza che li unisce li condanna alla medesima sorte. Ma ogni mio tentativo di strappargliela dal cuore non fa altro che rinsaldarla. Affascinante. Eppure, non vi è nulla che la mia lama non possa recidere. Oh mio Dio! Mamma mia! Porca miseria. Ora o mai più la troverò. Attraverso la tempesta. Non si può salvare, vero? Stanno già arrivando tutti. Ce la facciamo.
attaccalo, uccidi! Non ce la facciamo. Io non ho capito, quindi Odino Barnabas sta... No, vabbè, vabbè. Sta nella nave dell'Enterprise e noi siamo sulla nave sua praticamente. Ok. Questo è quello forte. Lo faccio vedere io come si fa il fulmine, guarda. Si fa così. Hai visto? Qua si dà, il pugno invece si dà così. E la terra si smuove così. Anche se qua non c'è terra, ma ci stiamo sulla nave. Bel fuoco si fa così, certo. Devi stare un attimo calmo, eh. Maledetto, maledetto. Oh, vai giù. Bene così. Abbiamo pure potenziato il pugno, tra l'altro, eh? Ci hai provato, amico mio. Sì. Sì. Devi morire. Oh. Non ti preoccupare, amico mio. Finalmente un avversario. Ti farò del male. Tutti. Aspettate, posso salvare qui? Posso spiegarmi. Aspettate, 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 aspettate. Vediamo, vediamo. Sì. Ok, ragazzi. Da no, ce la godiamo. Ce la godiamo bene nel prossimo episodio. Dai, che sennò sto facendo le cose anche di corsa. E non mi va. Non mi va. Non mi va. Ragazzuoli, lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se siete nuovi. Benvenuti, fatevi un giro sul canale perché trovate tantissime cose interessanti. Che dire, episodio bello corposo. Non vedo l'ora, la prossima volta vediamo di riuscire a salvare Jill e capiamo come raggiungere Barnabas. Detto ciò, ragazzi, io, Torgal e Clive, dentro la nave, Leiminaria, non so come si chiama, vi diciamo alla prossima. Wow, qua c'è tanto action.